Sono al Tour Film Festival, perché ho presentato il film 77 No Commercial Use nella sezione italiana appunto doc. Terza volta che sono al Torino Film Festival, con film di cui sono autore, mentre ho anche lavorato per il Torino Film Festival nel 2005 e nel 2006, nonché per anni sono venuto perché scrivevo per Sentieri Selvaggi, una rivista online. Sì, è proprio un festival che segna, ci sono venuto anche come puro spettatore per la prima volta nel 2001, è proprio un festival a cui sono, diciamo, legato in vari modi, da tanti anni. Ma più che lavorare, diciamo, io lavoro da 11 anni sia all'archivio film della Cineteca Nazionale sia a fuori orario cose mai viste su Rai 3, quindi diciamo sto a contatto con dei grossi archivi quotidianamente, quindi ho un mio rapporto con l'archivio e con i materiali d'archivio. Allo stesso tempo a me interessava e personalmente e per un eventuale spettatore come i miei compagni, i miei amici, che non fosse una riflessione sul 77 dal punto di vista odierno, quindi intervistare chi l'ha vissuto in vari modi, ma che fosse proprio un confronto diretto con immagini, con fotografie, con titoli di giornali, con pezzi di TV, ma soprattutto di cinema e di immagini girate per strada, spesso con qualità molto bassa, in un video che nel 77 era proprio agli albori o in un 16 mm molto poco professionale, e questo lo dico in senso molto molto positivo. È un film no commercial use, è un film di amore per amatori, ecco. Quindi il fatto che qualcosa sia filmato in modo poco professionale non vuol dire che è molto meno forte e intensa di ciò che è filmato dal cinema o dalla televisione. No commercial use perché è un film che è nato assolutamente dall'ozium, inteso nel tempo libero, nei ritagli, nei sabati pomeriggi, nelle domeniche, mie innanzitutto e anche delle persone che sono state con me, i compagni del Centro di Documentazione Anarchico Anomalia, Radio Onda Rossa o l'Archivio della Cineteca di Bologna, i miei colleghi dell'Archivio Film. È sempre stato fatto tutto in assoluta gratuità e la vita del film è un film fatto assolutamente per non rientrare in alcun modo in quello che è il negozium del cinema con cui lavoro tutti i giorni, quindi non è che è per sentirsi fuori o dentro un sistema o quello che è appunto l'industria, per quanto piccola e ormai povera, del cinema a tutti i livelli. È semplicemente che è un lavoro fatto così, che nasce così e che vuole avere una vita così. E il cubo di Rubik è del 77, tutti i materiali del film sono del 77, assolutamente, cioè quella è come dire, la scelta rigorosa che ho sempre fatto da quando ho iniziato questa ricerca, il fatto che il film avesse dei documenti del 77, anche se a volte magari ci sono film, libri, che sono riflessioni magari anche più approfondite o ricerche più approfondite che avvengono chiaramente gli anni successivi, che sia dal 78, 79, 79 o 10 anni dopo, 20 anni dopo, no? Sono state fatte delle pubblicazioni, ad esempio penso a libro di Odradek, Una sparatoria tranquilla, che è un libro eccezionale con una cronologia dettagliatissima del 77, è stato fatto il 97, 20 anni dopo, con interviste a Cossiga, interviste a Migliucci, interviste a quelli che erano i protagonisti del tempo, che fanno osservazioni molto, magari molto più lucide anche a distanza di 20 anni, no? Quello lo è in modo, cioè diciamo è chiaro che il cubo di Rubik è anche qualcosa che non trova soluzione, no? È evidente, perciò diciamo
accompagna il film, che è una cronologia dell'anno 77. La cronologia era molto diffusa, è a tutt'oggi molto diffusa nei giornali di movimento, sia di area marxista che di area anarchica, una cronologia degli avvenimenti. Il film è fatto un po' a cronologia, il cubo è presente anche in dei passaggi proprio anche temporali, cioè in primavera, che poi corrispondono anche a dei momenti di passaggio all'interno dell'anno 77. È chiaro che assume un suo senso, un suo significato che ogni spettatore gli può dare, però la cosa, il cubo di Rubik esce, viene diffuso a settembre del 77. Ma il film non è, e non vuole essere, secondo me non può essere assolutamente una riflessione o qualcosa per insegnare, per lasciare delle nozioni o dei saperi sul 77. Io non credo che col cinema si possa superare il libro in questo senso qua, per quanto riguarda noi proprio come civiltà del libro, no? Cioè, quindi secondo me, e anche la mia ricerca sull'anno 77 è avvenuta principalmente sui libri. Nonostante gli archivi sono molto presenti, abbiamo fotografato giornali, fanzine, però sono i libri innanzitutto, le bibliografie che mi hanno spinto da una parte o da un'altra a cercare. Quindi il film non è che può essere un surrogato di uno studio sul 77, né tantomeno può spiegare assolutamente nulla del 77, che è un fenomeno che non è stato fenomeno, proprio un fenomeno di movimento che dura 2 mesi, che avviene principalmente a Roma e a Bologna, mentre a Milano, Torino c'era un movimento forte che durava da anni e che continua per quella che è la sua strada. Nel film Torino, Milano sono presenti in forma più di cronaca per gli avvenimenti, diciamo, molto più legati al movimento operaio e alla parte operaia che aveva scelto l'azione armata, no? E il film, quello che un film può dare è riportare appunto alla luce alcuni materiali, cioè sapere, ad esempio, i libri, no, che sono inquadrati, si portano addosso la loro storia, ma sono anche una presenza fisica, cioè a cui si può accedere di quell'anno, e vuole ridare quello che il cinema può dare, un'aria. C'è l'aria del 77, quell'aria c'è ai concerti, quell'aria c'è per strada, quell'aria c'è un po' dappertutto, no? Più che evocativo, penso che è un film che è tutto al presente, cioè più che evocare, nel momento in cui lo vedi, quello che avviene, avviene in continuazione, cioè nel senso, è dopo che chiaramente il film nel finale lo dice anche, è un corpo che muta, no? Il 77 non è un momento solo di movimento politico, è proprio un momento in cui non solo in Italia o nel cosiddetto Occidente, ma in giro per il mondo, avviene proprio un cambiamento, una mutazione nei sistemi di produzione, nei sistemi di sfruttamento, di lavoro, si apre proprio un periodo successivo, e questo avviene chiaramente in una metamorfosi, avviene con rotture, avviene anche con dolore, no? Cioè in questo senso qui, e quindi si avverte facilmente il fatto che in Italia c'è stata una mutazione antropologica. Però quello dopo, nel momento in cui vedi il film è assolutamente al presente, cioè la gente dice è il 77, le foto sono del 77, cioè tutto ti si ammassa davanti agli occhi, corre, scorre, va in mille direzioni, ma è tutto presente lì. Quella è la cosa del cinema, no? Cioè è la forza sua, un film quando inizia, parte, può essere del 1905 o del 2017, è nel suo presente, che sia passato, che sia nel mondo fantasy, che sia nel west, che sia